Se sei fortunato, qualcuno ti ha già detto almeno una volta nella tua vita sei un miracolo. Magari era una persona innamorata di te, oppure qualcuno che semplicemente ti stimava. Ma nel pronunciare quella frase ha detto qualcosa di vero. In questo video ti dimostrerò che sei davvero matematicamente un miracolo. E non importa se qualcuno te lo abbia già detto in passato, ciò che conta è che tu lo comprenda oggi attraverso questo video. Prima di iniziare, ci tengo a dirti che ciò di cui ti parlerò tra poco non è semplicemente un concetto scientifico e razionale, è molto di più. Vedi, noi diamo davvero tanto per scontato, persino noi stessi, e questo ci porta a sentire meno il gusto della vita e a guardarla come un insieme di fatti monotoni, a volte persino prevedibili. Ma se ci fermassimo a riflettere su ciò che siamo, beh, immediatamente tutto cambierebbe, la nostra prospettiva cambierebbe. Per questo oggi voglio provare a rinsaldare in te la consapevolezza di quanto la tua vita sia un vero e proprio miracolo. Devi sapere che uno scienziato ha calcolato quante probabilità ha una persona di nascere. Ha considerato tutte le variabili, le probabilità che tra tutte le donne e tutti gli uomini che i tuoi genitori hanno incontrato nella loro vita, proprio loro due si incontrassero e si dessero un appuntamento, poi decidessero di rivedersi e di unirsi. Già qui avevi una possibilità su 40 milioni. Poi questo scienziato ha considerato quanti ovuli tua madre avrebbe avuto nel corso della sua vita fertile, all'incirca 100.000 uova in totale, mentre tuo padre ha prodotto nel periodo in cui tu saresti potuto nascere, all'incirca 4 trilioni di cellule spermatiche. A questo punto le probabilità che tu nascessi diventano una su un quadrilione. Ma siamo soltanto all'inizio, perché bisogna prendere anche in considerazione tutte le combinazioni relative ai tuoi antenati e dunque tutte le generazioni che sono passate da quando la vita è comparsa sulla Terra. Una catena ininterrotta della vita che dura da quasi 4 miliardi di anni. A questo punto siamo su numeri più che astronomici. Lo scienziato arriva a calcolare che le possibilità che tu nascessi sono di 1 per 10 alla 2 milioni e 685 mila. Un numero molto più grande di tutti gli atomi presenti nell'universo. Così grande che le probabilità che nascessi proprio tu sono le stesse di 2 milioni di persone, ognuna delle quali lancia un dado con un trilione di facce, ottenendo tutte lo stesso numero. Oppure, usando un altro esempio, come vincere il primo premio al Superenalotto per milioni di volte di seguito. Qualcosa di paradossale e pressoché impossibile. Eppure tu ora sei qui. E quello che io credo è che questo non sia un caso, che tu non sia qui per semplice fortuna, ma quello che questi numeri ti suggeriscono è che tu eri destinato a nascere. E per quanto fosse improbabile, quasi impossibile accadesse, tu sei in tutto e per tutto un miracolo vivente. La tua vita è un miracolo. Qualsiasi giorno, anche quello che può apparirti più scontato e monotono, visto alla luce di tutte le circostanze accadute che ti hanno portato ad esistere, è un vero e proprio miracolo. Persino provare dolore lo è, perché il dolore è dentro la vita e la vita è un dono di incalcolabile preziosità. Lascia che questo concetto non resti soltanto nella tua mente razionale. Prova a sentirne l'emozione. Se lo farai, vedrai accadere due cose. La prima è che abbandonerai ogni giudizio, qualunque rimpianto, qualunque paura. Lascerai andare tutto questo, perché ogni emozione negativa si dissolve nello stupore e nella consapevolezza dell'unicità della propria vita. La seconda cosa è che sospenderai l'incredulità. Un miracolo non può che far accadere altri miracoli. Quindi, qualunque siano i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, per quanto possano apparirti ambiziosi, non sono che la naturale conseguenza di ciò che tu sei. Se ti dai per scontato, i sogni davanti a te ti sembrano irraggiungibili. Ma non appena comprendi di essere un miracolo e non ti spaventa affermarlo, tutto cambia. Vedi, le altre persone e la vita stessa ci trattano esattamente come noi percepiamo noi stessi. Percepirsi come un miracolo è ciò che fa confluire il fiume dell'autostima nell'oceano della gratitudine. Per questo non dovresti mai dimenticare di esserlo. Spero che questo video possa averti aiutato a riflettere. Ti invito a condividerlo e inviarlo ad una persona a cui vorresti dire tu sei un miracolo. È pieno lì fuori di persone tristi perché inconsapevoli del dono che stanno vivendo. Spero davvero che questo video possa aiutarne almeno una. Come sempre ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video.